Ciao a tutti ragazzi, bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Resident Evil 2 Remake. Dunque, nell'ultimo video siamo arrivati appunto a prima della boss fight con William Birkin. Adesso andremo ad affrontare il boss e cercherò come al solito di spiegarvelo nella maniera migliore possibile. Quindi carichiamo la partita. Non è facile, cioè ovvio, non è come la boss fight del gioco originale, cioè qua corre, è cattivo, vi insegue, è molto veloce, cioè nel gioco originale sì, pestava qualche sprangata ogni tanto, ma bastava stare a distanza e lo uccidevate ancora prima che arrivava verso di voi. Invece qua è proprio tutta diversa la boss fight, molto molto più difficile. Io mi sono preso una cura e là dovrei trovarne altre giù. Tra l'altro giù troviamo, se non vado errato, una granata frammentazione, che quella è proprio una granata che fa danni, una granata esplosiva. Allora, dobbiamo andare giù però, giù di qua. E poi ci sarà anche una cosa che non possiamo ancora aprire, che è questa. Servirà un emblema, mi sembra. L'emblema della Stars. La granata è qua. Questa era abbastanza nascosta. Per usarla, l'equipaggiate così. Premete L1 e schiacciate R2. Come coltello, per intenderci. Però preferisco tenermela per altre occasioni, sinceramente. Potrei mettere questa, così se mi prende il boss magari riesco a non prendere danni piazzandogli quella addosso. Sherry. Vorrei mettere questa qua, ragazzi, però si sente bassissima. Vorrei cambiare in audio, vedete, mettere la musica originale. Questa che sentiremo della boss fight è una delle soundtrack più belle per me del gioco originale. Se volete sapere come si chiama The First Malformation of G. Quindi se scrivete su YouTube la trovate ed è appunto la soundtrack della boss fight con William Birkin, una delle soundtrack più belle, mi piace tantissimo. Solo che vabbè, lo stiamo giocando con remake, andiamo avanti così. Poi si sente un po' pianina, Ho fatto il test prima giusto per vedere, si sente un po' bassuccia quella dell'originale. Non si muove. Chi c'è? Ehi! Tutto ok? Non ti faccio male, giuro. Serve aiuto? Vieni, prendimi la mano. Dietro di te. Scusami, non ti capisco. È dietro di te. Cosa? Lui è dietro di te. Esatto, sì. Ed chi? eccolo qua, William Birkin. Tanta roba, esteticamente mi piace un botto. Hanno fatto veramente bene. Le trasformazioni sono qualcosa di eccezionale, secondo me. Ma anche la boss fight è molto bella. No, Cos'è, uno scherzo? no, è vero. Non è uno scherzo. Non credo ci si possa risolvere. Dovete puntare là, e dovete colpire scusate, l'occhio poi. Ecco, la difficoltà di questa boss fight è data dal fatto che ci si può facilmente incastrare. Quindi vi consiglio ogni tanto di fare così. È vero, spezzate un po' il ritmo della boss fight magari, però facendo così, vedete, mettete il gioco in pausa,
Vedete, qua vi potete incastrare. Qua vi potete incastrare. Ci sono svariati punti dove ci si può incastrare qua. Dovrebbe tirare fuori poi il punto debole tra un po'. No, sto sparando a cazzo. Là ci sono delle cure. Ecco, tira fuori il punto debole. E ora, granata. Ovviamente possiamo usare anche la pistola nel caso. Cercate di mirare bene. È veloce. Cazzo, mi ha preso, merda. Beccati questa, che rimane un po' stordita in teoria. Non è facile sparare all'occhio, eh. Vedete, esce il coso giallo quando... Merda. Esce il coso giallo quando lo colpite, eh. Non è così facile come sembra, ripeto, lui è velocissimo ed è facilissimo incastrarsi in questa boss fight. No. Ricaricate mentre correte, guardate come mi sta dietro, cioè, è pazzesco. È giusto di qua, sì. Cioè... Ma no. Però vedete che ha chiuso il punto debole. Ogni tanto lo chiude. È bello che lui dice aiutatemi. L'ho perso di vista, mi sa che sta riaprendo il punto debole. Cioè, è veloce, cazzo. Ripeto, il punto debole è l'occhio, quindi anche sparando la testa non so quanti effettivi danni gli facciamo. Vedete, dovete girare qua in tondo, fare questo giro qua praticamente, per avere una boss fight decente, altrimenti se vi incastrate è un casino, eh. Spero di averlo colpito. Dove è andato? Mi sa che piomba dal cielo, eh. Non ricordo cosa succede adesso, eh. Sono un po' in tensione perché, ripeto, non ricordo. Ecco appunto. Cazzo. Non mi devo incastrare. No, mira di merda. Punto debole, ok. No. Ho azzardato qua. Cercate di prendere le distanze, altrimenti vi trince. No, mi sta quasi prendendo. Cioè, vi sta dietro in una maniera allucinante. No, cazzo. Vabbè, fanculo, dai. Usiamo anche questa. Sì, forse a volte... Sta troppo a dietro, devo dire. Ah no, dai. Mi sto incastrando, non devo andarvi lì. Carichiamo questo. Ma cazzo ancora. Devo assolutamente curarmi, fortunatamente ho lo spray. Sì, perché non lo sto giocando benissimo, anche perché sto usando la pistola, ma ripeto, è meglio usare le granate. Perché con la pistola non è facile, vedete, essere veloci e poi scappar via. Che cazzo, mi sta troppo dietro. Ok. Bene. Sì, non ho fatto una delle boss fight migliori della mia vita, anzi.
Sono consapevole di non averla giocata bene. Potevo giocarla molto meglio. Ragazzina, se n'è andato, è finita. Per ora. Sul serio? Sì, promesso, va tutto bene. Dovresti farmi scendere quella scala. Mi aiuti a trovare mia mamma? Tua mamma è qui sotto? Penso di sì. Beh, lo spero. Sì, ma certo, ti aiuterò. Come vedete, le munizioni le avevo, quindi sparatele le granate, perché con la pistola, ripeto, si fa fatica. Cioè, non è tanto che si fa fatica a mirare, già non è facilissimo, è vero, mirare il punto debole. Più che altro poi avete poco tempo per scappare, avete visto come si muove veloce e come vi sta dietro il boss. Quindi per questo è meglio optare appunto per le granate. Non abbiate paura di usarle, anzi, io le tengo apposta da parte per le boss fight. L'area è rossa perché adesso posso finalmente perlustrare, vedete? Qua era un casino, se vi incastravate qua e dopo lui arrivava qua, difficilmente riuscivate a schivare i suoi colpi. Per questo, ripeto, va tenuto in questa zona qua, vedete, fate questo giro, qua, qua così e continuate così. C'è anche dell'altra roba da prendere. Ok. No, l'unica cosa, fortunatamente ne ho trovato un'altra, però quella là l'ho proprio sprecata, non mi dovevo far prendere. Ho usato sia la stordente che la frammentazione, di questo mi dispiace. Però ripeto, non dovevo farmi prendere, ma cazzo, mi stava proprio dietro e alla fine mi ha preso. Combiniamo. Tra l'altro la boss fight che preferisco sono la seconda, che è bellissima. La seconda volta appunto che incontreremo William Birkin, vabbè, anche la terza è spettacolare. Ma la seconda secondo me è la più bella forse. Bene, di colpi ne abbiamo. Un'altra erbetta verde. Come vedete c'erano anche le cure. E la zona è completata perché è in azzurro. Ora andiamo a prendere la scala che ci ha tirato giù. Allora, là è. Prima di andare di lì però vediamo qua, vedete, altrimenti vi perdevate questo, perché non mi sembra che si possa poi tornare in quest'area qua, ragazzi, sinceramente. Quindi controlliamo bene, infatti vedete che qua c'è un'altra erbetta. E adesso scarseggio con le munizioni del lanciagranate però, Spero di giocare poi quando sarà il momento, sarà tra un bel po', meglio la seconda boss fight. Dimmi di tua mamma. Lavora all'Umbrella. Sta creando una nuova medicina. Umbrella? Quel colosso farmaceutico? Lei è sempre al lavoro. Non la vedo quasi mai. Beh, se va tutto bene, la vedrai presto. Qua c'è un box, adesso ci riorganizziamo bene tutto. E dov'è tuo padre? Lui lavorava con la mamma, ma... Scusate che ho interrotto il dialogo. Se n'è andato. Oh. I miei non ci sono più, siamo solo io e mio fratello. Oh,
dispiace. Tranquilla, almeno abbiamo qualcosa in comune e... è una cosa bella, no? Scusate, stavo bevendo. Sì, anche nel gioco originale legavano piuttosto subito lei e Cheryl. Allora, vediamo un po'. Facciamo così, depositiamo le cure, quelle... Questi li posso depositare. La granata anche la vorrei depositare, sinceramente. Tiriamo su una piantina verde. A parte che di spazio ora ne ho, eh. Perché ho trovato tra l'altro un borsello. Allora, andiamo avanti anche se sarebbe meglio salvare. Vieni. Forza. Guarda là! Adesso qua avremo una sorpresina. È chiusa. A parte che le robe che ci sono qua le posso prendere anche dopo. Adesso partirà un filmato. Ok. Merda. Ci serve una tessera. Forza. Dai, aiutami. Sicura, si esca di qua. Mamma mi ha portata qui l'altra volta. Sherry? Sherry. Ho sbagliato, prima ho letto Cheryl. L'ho cercata ovunque, Sherry. Sei una bimba coraggiosa per andartene in giro da sola di notte. A terra, mani dietro la testa. Ma sta scherzando? Ho detto a terra. Ora. Cherry, legale i polsi. Perché fa questo? Zitta. Legala. È giusto un filino stronzo lui. O la leghi subito o lei muore. Che vuole fare? Per prima cosa proteggo la bimba. Cheryl, vieni. Che intenzioni ha? Non sono cazzi tuoi. Se le fai del male, giuro, mio fratello è uno star. Se ti... Cheryl, vieni qui. Come ti chiami? Come cazzo ti chiami? Claire! Cheryl? O vieni qui ora, o dici addio a Claire. Ok, ok, va bene. Ma solo se mi porta dalla mamma. Assolutamente. Non ascoltarlo, dice cazzate. Lo prego, basta farle male. Non provare a darmi degli ordini. Basta, mi lasci andare, mi lasci andare. Sei proprio una bambina maleducata, ma rimedieremo. Oh sì, vedrai. Mi lasci andare, mi lasci andare. Prenderò bastardo! Tanta roba, ma non è la pacotta. Doppia molto bene. Resisti, Sherry. Benissimo. La zona che andremo a fare ora... Prima trovo la tessera, poi penserò a quello stronzo. È bella stronza la zona che facciamo adesso, ragazzi. Allora, quella è chiusa. No. Vediamo se è chiusa, ma penso di sì. Chiusa.
Qua c'è della roba da prendere, ma forse adesso non posso prenderla. Non ero c'è da trovare le chiavi di una macchina, poi c'è da aprire il baule. Quindi adesso dobbiamo andare avanti. Questa è chiusa? No, questa è aperta, cazzo. Dove vado prima? Sono incastrato. Deve essere passato da qui. Ok. Storia di Raccoon. Attenzione, eroi di Raccoon City. Chi è l'uomo più temuto e rispettato della città? La risposta dovrebbe essere ovvia a tutti i cittadini. Esatto, il commissario Brian Irons. Terrore di ogni criminale e padre modello. Sempre pronto a sacrificarsi per noi, peccaminosi cittadini. Il commissario è famoso per la sua generosità. Tra grosse donazioni all'orfanotrofio, aiuti alle donne vittime di abusi, il sostegno per la conservazione delle arti e la protezione degli animali. Ma quando riposa il nostro eroe? A questa domanda risponde sorridendo. Questa città è la mia famiglia. Sto solo facendo il mio dovere di padre. Quel bastardo è il commissario di polizia. Quindi, mappa centrale, benissimo, che almeno vediamo già tutte le zone, vedete? Qua ci andiamo poi, eh. Ascensore diretto per l'ufficio del commissario, uso riservato. Qua ci vuole la chiave dei cuori, no scusate, di quadri. Ripeto, sto pezzo è tosto, in più ho poche munizioni, ragazzi. Ne ho usate forse troppe contro il boss. Avrei dovuto forse usare un po' di più la pistola, sinceramente, cercare di colpire il punto debole. Perché qua ci sono i Lycra e i leccaculo. Spero sinceramente di trovare le munizioni. Prima serve la corrente. Qua però possiamo andare. Guardate là, c'è un altro dei Mr. Raccoon, vedete, da distruggere. Nota smaltimento attrezzatura. Oggetto da smaltire, chiave della volante 7439, dettagli, chiave piegata e inutilizzabile. Usando i pulsanti si possono ancora aprire le portiere e il bagagliaio. E appunto qua troviamo la chiave, esaminando la scatola. Eccola qua. Premiamo la X e si aprirà la macchina poi, eh. Un messaggio da Mr. Raccoon. Ciao bambini e bambine, sono io, il vostro amico dello zoo di Raccoon City. Tutto bene? Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero a cuore. Conoscete i favolosi pupazzi di Mr. Raccoon, vero? Beh, un uccellino mi ha detto che ora va di moda usarli per il tiro al bersaglio. E la cosa mi rende davvero molto triste. Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile, vero? È super mega ultra pericoloso, non fatelo, mi raccomando. Ci vediamo allo zoo. Un abbraccio dal vostro Mr. Raccoon. Allora, qua ci vuole sempre la chiave di quadri. Attenzione perché qua. Poi questi stronzi qua si svegliano. Forse mi conviene ucciderli subito, devi vedere. Fanculo, scusate. Fortunatamente. Bene. Tra l'altro non ho il coltello, cazzo. Mi conviene iniziare a farli fuori. In teoria posso. Vedete? Pessimo tiro, pessimo tiro. Ok. No, ho sparato troppo di fretta.
Mi sa che è ancora viva. Avrebbe poco senso, visto come ha la faccia. No, è morta. Ho sprecato un colpo, vabbè. Se avevamo il coltello era molto meglio. Non avrei sprecato il colpo. Quindi andiamo, attenzione perché vabbè, ci sono appunto i leccaculo. E sarà un problema perché ho poche munizioni. Non posso neanche evitarli. Anche volendo mi sa che non posso. Andiamo prima alla volante un attimo. Premete. JMB HP3, appunto un'altra pistola questa. E ora la chiave della volante la posso scartare perché non serve più. Questa però non ricordo se è più forte di questa. Pistola da 9 mm e 13 colpi. Al tempo era una vera meraviglia per via dell'alto numero di munizioni. Perché c'è scritto munizio? Aggiungi un mirino laser. Questa qua poi diventerà più forte perché sarà modificabile. Questa non so effettivamente, la tembellino laser, quanto sia forte. Penso sia più forte la SL60. Quindi dobbiamo tornare qua e fare attenzione appunto al... No, ho sbagliato. Ai Liker. Sono tre se non vado errato. Uno qua. Da qualche parte qua, poi ce ne sono due. O forse sono dentro questa stanza qua, dentro nel canile. Il problema è, là c'è una piantina blu. Il problema è che qua non farsi sentire è tutto un programma. Anche perché poi sì, magari non mi sentono, ma se impattano sul mio corpo, giustamente poi si allertano. Guardate. Io vorrei provare, è una mossa molto rischiosa, a passarli così, senza appunto... A parte che ho trovato la polvere di qualità bianca, potrei tornare volendo al box e fondere per fare appunto le granate acide. Beh, nel caso munitevi di lanciagranate qua, qualora qualcosa dovesse andare storto. Non dovete fare rumore. Il problema è che questo mi sa che mi sgama. Cazzo, Non potevo fare altrimenti, ragazzi. Sto bellamente scappando, eh. Spero non aprano la porta, non dovrebbero essere in grado di aprire la porta, eh. Qualche modo abbiamo fatto. Anche perché preferirei non sprecare munizioni, anche se ne ho solo, vabbè, tre. Non so se era fattibile farlo appunto senza farsi sgamare lì, eh. Tanto di lì dopo ci dobbiamo ripassare. Qua adesso è un bel casino. Dobbiamo tenere premuto, tirare e troveremo varia roba qua. L'erbetta rossa, ottimo. Vado subito a crearmi una cura completa, quasi quasi. Quello stronzo lì si rialza. Mi conviene forse sparargli subito.
Niente, controllateli tutti per sicurezza, adesso non ricordo. No, direi che lei, signorino, va dentro, eh. C'è la granata. Vada dentro perché non mi fido di lei, salve. Prima che si risveglia. Quindi, questo potrebbe intralciarmi, chiudiamo. Prefetto autoptico, numero 53477. Nome del deceduto Justin Hanson, maschio, caucasico, 39 anni, referto. Trovato morto nel letto di una cella del personale. Le mani sono contratte per il rigor mortis, che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era un noto cleptomane condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti anche in prigione. Ora quindi ragazzi, il punto è, quello stronzo là poi si risveglia, quindi preferisco farlo fuori subito sinceramente. Qua dobbiamo trovare una chiave. No, non vorrei che fosse lì la chiave però, lì c'è dentro uno zombie. Ora qua la chiave. Il problema è che vivo anche quello, mi sa. Facciamo così, ragazzi. Nel dubbio. Brutto stronzo. Buono. Siamo già tre in testa. Merda. No. Sparato male, cazzo. Merda. Sto sparando male, scusate. Poi, ripeto, a volte vanno di una velocità sti stronzi. No, gli ho sparato malissimo. Dai! A parte che non è ammissibile che sia ancora in piedi, ragazzi, eh. Non è ammissibile che sia ancora in piedi dopo tutti i colpi. Guardate che faccia che ha, dai. Dai. Questa è una cosa che mi sta troppo sul cazzo, vedete? Non ha senso. Cioè, ok, qualche colpo l'ho sbagliato, ma non ha senso che resista a tutti quei colpi. La faccia sbrandellata, ragazzi, sbrandellata ce l'ha. Dov'è che è? Qua dietro? Guardatelo che stronzo. L'ho fregato però. Guardate la faccia, è sbrandellata, non ha senso che sia ancora vivo, davvero. Per questo, ripeto, questa roba qua è un gran difetto del gioco, eh. Un grande difetto del gioco, cioè non ha senso veramente. Cioè, ha pure la nuca perforata, cioè, ovviamente dopo tutti i colpi che gli ho piazzato in testa. Alcuni sono così, boh, alcuni hanno sta resistenza a cazzo ai proiettili della pistola. Ripeto, poi qualche colpo l'ho sbagliato anch'io, eh. E non sono convinto ancora che sia morto, al 100%. Quindi. Qua no, non c'è nulla, ok. Prendiamo la chiave. Tra l'altro poi devo aprire anche l'altro perché questo qua mi sa che si sveglia, eh. Chiave di quadri. Ecco appunto. Il problema è che dovevo aprire anche questo. Siccome non ho voglia, ragazzi. A mali estremi estremi rimedi. Cioè, tanto dopo gli sparavo 4 miliardi di colpi in testa e quindi granata e via. Qua c'è qualcosa. Questa è morta. Sono un pirla. Potevo non usarla la granata. L'ho usata per levarlo dalle palle perché pensavo ci fosse qualcosa qui all'interno. Invece no, non c'è nessun oggetto. Vabbè, fa niente. Tanto le munizioni poi le troviamo. La cosa bella è che ora però devo tornare appunto indietro. E ci sono i Liker qua. Vediamo un attimo, adesso dovrebbero avermi perso di vista, ovviamente. Cioè, che pirla, perso di vista, non vedono. Con calma, con calma. E vedete qual è il problema? Ora io.
Lì non posso passare senza non farmi vedere. Uno là sul muro. Cioè senza non farmi sentire, perché lì impatto contro la sua gamba, non riesco. Ok, carichiamo. No! Via. Giusto per lasciarlo. E andiamocene. Tanto qua non dobbiamo tornarci. Guardate. Ce n'è un altro. E meno male che non ho fatto casino. Questo dovrei riuscire a superarlo senza farmi sentire. Ma devo fare. Devo stare molto attento. Tanto ripeto, qua non dobbiamo tornare. Quindi passi proprio piano devo andare. Ma non me l'aspettavo, dai, non ho fatto rumore. Ripeto, non ho fatto rumore. Vabbè, tanto attenzione. Pure non avevo fatto un rumore, forse quello è scrittato per colpirvi, boh. Non posso spostare. Ok, vabbè. Chiave di quadri. Devo spostare questi. Ok. Oh, benissimo. Calcio per spalla GM79 del lanciagranate. Guardate com'è, vedete? È ampio, ora sarà molto più preciso quando io vado a mettergli questa modifica. Una modifica per il GM79 che riduce di molto il rinculo e stabilizza la traiettoria di lancio. Vedete però, ora occupa due spazi. La cosa figa però, guardate com'è preciso adesso. Allora. Quindi lì c'è l'erbetta blu. Benissimo, due polveri di qualità bianca. Sblocchiamo l'ascensore. Sì, i Lycan non state lì a ucciderli, cioè se riuscite. Evitateli appunto. Un colpo glielo ho dovuto dare, altrimenti non riuscivo a passare di lì. Peccato che poi mi ha colpito l'altro, cazzo. Ho un'erbetta verde, posso usare quella per curarmi. Che bella questa stanza. Ufficio del commissario. Procione. Fantastica. E ora il gioco prenderà una bella impennata di difficoltà. Bellissima. Munizioni per mitragliatrice che non posso prendere, ma tanto adesso qua c'è il box, quindi ragazzi ci riorganizziamo bene. Innanzitutto vado a usarmi questa. Cazzo, l'ho sprecata. Pensavo di andare subito in ok. Allora, facciamo così. Sto così, quando vado in pericolo poi uso questa miscela che ho già fatto, pronta. Quindi facciamoci le munizioni. Delle granate acide, va? Solo due, cazzo. Mettiamole giù. Polvere bianca, appunto munizioni per la mitragliatrice. Vedete, combinala con della polvere da sparo normale per creare munizioni acide o combinane due per munizioni mitragliatrice. Per ora la mettiamo giù. Quanta ne ho tra l'altro di... Oddio. Anzi, facciamo così, va. Facciamocele subito.
Abbiamo 8 da parte ora. Prendo questi. Ok. Quello da leggere. Rapporto imbalsamazione. Cervo dalla coda bianca, maschio di circa 6 anni, luogo di cattura Montagne Harkley. Lunghezza 1,85, peso 160 kg. Mi piace come è venuto, ma sono stanco di lavorare con questa robetta. Forse è ora di passare ad animali più interessanti. Tigre siberiana, maschio di circa 4 anni, luogo di cattura territorio di Chabarovsk. Lunghezza 2,90, peso 2,40. Ho quasi avuto un orgasmo quando l'ho sventrata e sono uscite l'interiore ancora calde. Ho ancora addosso il sudore selvaggio. Si diverte a sventrare gli animali, il capo per intenderci. Scrofa, femmina, 22 anni. Luogo di cattura Raccoon City, lunghezza 1,60, peso 50. Il corpo di questo esemplare è morbido, tenero e candido ed è tutto mio, per sempre. Ragazzi, direi che è giunto il momento di fare un salvataggio. Ok, andiamo avanti così e poi mi curo quando ho bisogno. Allora, qua serve la chiave di cuori, quindi per forza di qua devo andare. Ah, ma adesso... Oddio, c'era... Chissà perché non aveva caricato le texture. Della, non so se si noterà nel video, però non aveva caricato le texture della tigre. Il problema è che adesso a breve mi sa che passiamo a Sherry, se non ricordo male. Forse mi conviene fermarmi qua per oggi. O forse non ancora. Ah, qua troviamo la chiave di cuori. E ci deve essere anche un documento poi, eh. Ah, bene. Ancora la polvere da sparo. Lettera negozio di riparazioni. Dalla vostra descrizione della serratura elettronica situata nella collezione privata, pare sia necessario sostituire qualcosa. Per ripararla vi serviranno dei componenti per quadri elettrici. Per fortuna un nostro addetto si trova alla centrale per riparare la campana della torre dell'orologio. Gli abbiamo affidato alcuni pezzi di ricambio e ci ha riferito di averne lasciato uno al piano 3F del magazzino dell'ala est. Se qualcosa andasse storto o vi servisse un altro componente speciale, non esitate a chiedere all'addetto nella torre dell'orologio. Restiamo a vostra disposizione. A vostra disposizione, ma come cazzo l'ho pronunciato? Appunto ora dovremmo trovare questi componenti qua. Tra l'altro questo enigma qua era piuttosto un casino. Quindi prendiamo il rilievo. Penso sia palese, vedete? Un rilievo raffigurante una coppia di innamorati. C'è il cuore. E prendiamoci la nostra chiave di cuori. Mettiamo giù per ora i proiettili della mitragliatrice. No. Fatemi togliere la granata. Ah, non c'è mistero comunque. Ok, sotto qua. Ok, ci deve essere uno zombie e forse anche qualche leccaculo.
Che sponda sicuro sto stronzo. No? Vediamo un attimo. Lo sapevo. Qua non possiamo entrare, vedete, fiori, anche perché con Leclerc non mi sembra che si prenda la chiave di fiori. Ha sfondato la merda. Però io, sapete cosa faccio? Me ne vado. Bellamente. Qua, attenzione. Let me out. Perché c'è appunto il leccaculo che uscirà. E se non erro, esce quando prendete il portagioia. Quindi volendo, si può evitare lui, eh. Questa non è da leggere. No. Infatti mi... spero di non prendermi un colpo. Qua all'epoca mi ero preso un colpo nel gioco originale, minchia. Il problema è che poi mi sa che devo andare anche al di là del vetro. Quindi prendete il portagioie e andate via alla velocità della luce. Però c'avevo lo zombie lì. E dai, senti. Sapete perché? Perché non volevo farmi prendere, quindi ho voluto usare la granata. Lì se provavo a schivare non facevo in tempo. Il problema è che non ricordo. Guardate dov'è. Non ricordo se si possa andare di là. Il problema è che dovrei farlo fuori. Lui comunque non può... però mi può prendere comunque. Torna su, quindi potrei approfittarne. Se prende danni, non vedo perché non sparargli alla testa. Se riuscissi a vedere, forse. Perché se riesco a ucciderlo così, sarebbe buona come tattica, sinceramente. Non rischio di farmi colpire. Torna sempre su, vedete? Ma i danni che prende gli rimangono, dite? O quando... di che quando si esce dalla stanza si azzerano? Non penso, eh. No, ancora... No, è tornato su perché è andata via la musica. Io vorrei provare ad andare di là, ma non so... Non è che... Mi sgama se vado lì, perché ci sono i vetri e mi sa che farei casino toccando i vetri, vediamo. No. Perché non mi ricordo se si può scavalcare di là, capite? Lo sto rischiando un botto. Avete visto, sono riuscito in qualche modo. Lo stronzo è ancora di là, però lui non può quindi venire di qua poi. O è andato via? Ah no, è lì, buongiorno. Cioè uno potrebbe sparargli da qua praticamente e ucciderlo. Comunque qua era importante venire, perché vedete, c'è la circolare con il numero della cassaforte, quella in alto. Data 14 agosto 1998, luogo RPD, sala d'attesa 2F. Motivo della confisca, un uomo sospetto è stato trovato nel luogo sopracitato. Avvicinato da un agente, ha tentato la fuga fingendosi confuso, ma è stato arrestato. È stato confiscato un biglietto. Nota, non è un segreto che si tratti di Justin Hanson, 39 anni, residente in città. Celibe e assiduo frequentatore delle nostre celle. Non è cattivo, ma è affetto da cleptomania. Ancora non ci credo che abbia cercato di provarci, anche in una centrale di polizia.
C'è un pezzo di carta in una busta di plastica. Vedete? Si capisce, vabbè. Sinistra 6, destra 2, sinistra 11. E questa ci permetterà di aprire appunto la roba sopra. Qua c'è della polvere da sparo, ottimo. E vado subito ancora a crearmi altre munizioni per appunto. Oddio, potrei pensare di fare anche le munizioni della mitraglietta, che non è male, comunque se è usata bene. Devo approfondirla poi quell'arma lì. Ma dobbiamo ancora ottenerla la mitraglietta. Vabbè, adesso aspetto un attimo. Qua però non devo sbagliare. Ok. E qua siamo a posto, abbiamo preso tutto. Torniamo su, ormai siamo quasi a termine del video. Problema che a breve ci sarà una sorpresa. Ah, il portagioie. La parte superiore di questo splendido portagioie è decorata con delle gemme. Sembra esserci qualcosa al suo interno. Senti che fa rumore? Aveva fatto rumore. Comunque dobbiamo mettere la gemma rossa lì. Non ho più munizioni esplosive, facciamo così. Quindi tiriamo su un attimo questa, combiniamolo subito. Eccolo qua, quello che ci permetterà appunto là prima della boss fight di aprire quel luogo là, vi ricordate? E poi tra l'altro esaminandolo è la chiavetta USB, ragazzi, che ci permetterà di prendere appunto la mitragliatrice poi, E se lo esaminate potete anche richiudere, vedete? Quindi vediamo un po' il da farsi. Queste acidi me le tengo in canna, non si sa mai. Metto lo deposito e poi valuto il da farsi. Sì, cura ne abbiamo. Ma opterei per fermarmi qua, anche perché a breve verremo inseguiti da un simpaticone. Oh, c'è della roba da prendere, infatti, l'asse qua. Granata stordente, ottimo, ne ho due. Benissimo. Mi servivano. Potrei depositare questa col mirino laser, tanto non la uso. Anzi, vorrei provare a usarla giusto per capire se è più forte dell'altra, ma non credo. Qua ci sono zombie, attenzione. Ok, qua c'è tutto da fare quello. È ancora viva, mi servirebbe un coltello. Ok, arriva da lì. Allora, però lasciamolo lì. Benissimo, ingranaggio, cazzo, occupa due. Devo andare già a mettere giù della roba, come potete vedere. Forse posso già metterlo nella torre, mi sembra. Allora, l'asse direi di metterla, così ce la laviamo dalle palle. Qua.
Ah no, non posso metterla qua. Qua sì, però. Ok, e qua è a posto. Cavolo, quasi finito. Mi sa che mi conviene fermarmi qua per oggi, ragazzi. Anche perché... Sì, dai, mi fermo qua, poi andiamo avanti la prossima volta. Dobbiamo fare un po' di roba, eh. Cioè, da prendere un bel po' di roba adesso. Ma... Non vorrei mettere giù una chiave, poi magari mi servono. Mi servono ancora, sicuramente, le chiavi. La quality sono sicuro, la quality vedete dove serve, qua. Ci permette di entrare qua, nell'archivio. Qua poi andremo a prendere appunto la mitraglietta. Ce n'è qua, c'è la chiave di quadri da usare. Troveremo l'ultimo tastierino numerico appunto per gli armadietti. Bene, comunque io mi fermo qua, quindi vado a salvare. Bene. Detto questo, spero che questo video di Resident Evil 2 Remake vi sia piaciuto e vi possa tornare utile. Bella lì.